Ciao a tutti, eccoci con una nuova conversazione. Oggi parleremo di Smart City, le città intelligenti di cui si parla da anni, ma spesso anche in modo improprio o facendo focus da fantascienza. Noi stiamo con i piedi per terra e iniziamo con riferirci alla definizione della UE. L'Unione Europea definisce le Smart City come un luogo in cui reti e servizi sono resi più efficienti con l'uso di soluzioni digitali e tutto deve andare a beneficio di abitanti e imprese. Dunque, si parla in questo contesto di mobilità urbana, impianti idrici, smaltimento rifiuti, uso intelligente di energie alternative. In tutto rimane anche il discorso di una pubblica amministrazione che deve diventare più vicina alle esigenze dei cittadini e soprattutto si deve trasformare in strumento interattivo. Vediamo subito quali sono le top delle smart city italiane. Allora, ce lo dice la ricerca iCity Rank 2023, la ricerca annuale sulla trasformazione digitale in 108 comuni italiani. Ai primi posti ci sono Bergamo, Firenze, Milano e Modena. Per quanto riguarda invece il mondo, va rilevato che sono le Nazioni Unite ad aver stilato che entro il 2050, udite bene, il 68% della popolazione mondiale, quindi nel 2050 parliamo di 9,7 miliardi, vivrà in aree urbane, quindi parliamo di 7 miliardi di persone, una cifra non certo indifferente. Ebbene, quali sono le città smart più gettonate del mondo? In questo caso è la Business School dell'Università di Barcellona aver stilato la classifica dopo aver valutato 183 siti in 92 paesi mondiali. Ebbene, le prime 5 sono Londra, New York, Parigi, Tokyo e Berlino. Per trovare la prima delle italiane dobbiamo andare al 64esimo posto con Milano e al 69esimo posto con Roma. Come dire, le città si stanno sviluppando sicuramente verso l'alto, si stanno sviluppando verso l'alto come abbiamo gli esempi di Milano e Singapore e soprattutto mettendo e integrando già negli edifici anche il verde. Prima di chiudere però voglio condividere con voi una di quelle che è le città del futuro sicuramente più impressionanti. Ci riferiamo e mi riferisco in particolare a The Line. È una città del futuro che è già stata iniziata con la costruzione da 2 anni in Arabia Saudita, sarà in grado di accogliere ben 9 milioni di persone e si presenta come una linea molto lunga, addirittura 170 chilometri, larga soltanto 200 metri, ma alta ben 500. Nelle intenzioni dei costruttori sarà del tutto ecosostenibile perché il 100% dell'energia che dovranno usare gli abitanti è assolutamente rinnovabile. La cosa incredibile è che in Arabia Saudita hanno già stimato un'opera da $1 trilione, quindi secondo quello che il sultano Mohammed bin Salman ha in mente,
Si tratta di un investimento di 1.000 miliardi di dollari da ultimare nel 2030.